Di Elden Ring. Come ben potete vedere, ragazzi, stessa maglietta, stesso giorno di registrazione, ragazzi, ho detto che finirò Elden Ring e finirò Elden Ring incredibile. È bello quando registro più episodi della stessa serie che le intro sono sempre più corte, ragazzi, perché le cose le dicono gli episodi prima, incredibile. L'unica cosa che voglio ricordarmi di fare è arrivare al falò e poi andiamo subito a prenderci l'incantamento Sus che si sblocca quando diamo fuoco l'albero madre. Tanto qui c'è un drago Sus che adesso elimineremo così. Tanto per iniziare l'episodio in maniera spicy. Farmasula, qui ci sono degli ostacoli importanti, ragazzi, eh? Io lo dico. In questo episodio il mio piano sarebbe eliminare tutti e tre questi ostacoli. Secondo voi ci riuscirò incredibile? Lo scopriremo tra poco, ragazzi. Intanto, quanto danno faremo? Non è male come danno a queste bestiacce. Speravo di shottarle, ragazzi. Sarebbe stato troppo shottarle, però vabbè. Ed ecco la grazia. Mi ricordavo stava dopo il draghetto Sus, la grazia. Vabbè, meglio così. Io vorrei andare subito a prendere quell'affare, altrimenti me lo scorderò tantissimo. Allora, stava nel paesino con le tipe che ballavano. Questo mi sa. Peccato mortale del fuoco, ragazzi. Che memoria d'acciaio incredibile. Perfetto. Questo lo volevo prendere, assurdo. Ma altra cosa a sto punto che possiamo fare, tanto per completismo, io direi di andare dove abbiamo ucciso il nostro Rykard incredibile. Cioè, se l'ha ucciso viene fuori il cave del crogiolo, tipo... Come te la cavi con la marcescenza Sus? Che poi potremmo batterlo a Perry lui, eh. E infatti. Non ci stavo pensando che gli posso fare Perry, scusate ragazzi. È un momento incredibile, lancia, mamma mia, quanto è forte! Ammazza quanto danno gli ho fatto, assurdo. No, no, quello magari evitiamo, eh. Ecco, fatto. Ciao, ciao. Dammi il tuo incantamento Sus, eh? Thank you. Allora, qui se non sbaglio c'era un draghetto Sus. Proveremo a frenare questa creatura, ovviamente, eh. Se ci riesco. Ma sono tutti immuni alla marcescenza. Oh, no, l'ho preso, ok. Il nostro draghetto si è avvelenato. Molto bene. Allora, quanto vi farà male, secondo voi, un colpo di fulmine Sus? Ma non ha sentito un cazzo. Allora, se me lo distraesse il mio amichetto. Ok. Non si è avvelenato. Ok, ho colpito in testa. Pensavo di averlo colpito tantissimo, ma non ci sono riuscito. Ok, perfetto, è andato giù. Molto bene. Quest'area poi me la riesplorerò con calma. Però direi assolutamente di fare un po' di skip, ragazzi, quindi qua ci facciamo notte. Sempre che ce lo permettano, eh. Sempre che ce lo permettano, però ce l'hanno permesso. Perfetto. Molto bene. Allora, la nostra prima sfida in questo posto ovviamente sarà affrontare il duo dei Sagridermi. Una boss fight assolutamente divertente, ragazzi. Una boss fight che adorano tutti quanti e assolutamente non ha mai creato problemi come boss fight. Più che altro, ragazzi, io non ho assolutamente robe per farli addormentare, come il trucco Sus per farli in fretta, no? Quindi sarà molto divertente, ragazzi, tutto questo. Dice pure Alexander che vorrei affrontare per avere un amuleto veramente spicy. Però mi sa che Alexander era più in alto, eh? Amici, questo mi sa che sarà un muro da affrontare veramente pesante. Perché o ci vado di intelligenza, oppure qui è finita. Può andare in pochi modi qua, ragazzi, io ve lo dico. Ah, abbiamo avvelenati, è una buona cosa, credo. Cioè, io mi sa che per farla dovrò fare il metodo cheese, ragazzi, che è questo. Ah, mi ricordavo malissimo, amici. Io mi ricordavo che si fermava, invece no. Ma non mi danno tregua? Cioè, non stanno fermi un minuto?
Ok, ha funzionato, meno male. Si sono pure divisi. Dovrei ammazzare lui. Ok. Ora io non mi ricordo se era a tempo come cosa, lo sai. Le sfere di questi cosi sono la perfezione per quanto mi riguarda. Però così ci metto veramente 250.000 anni. Io non me lo ricordavo che correva così tanto quello comunque. Guarda come corre, qua! Ma dai. Ai miei tempi non correvano, lo sapete ragazzi. Cioè ti stanno molto più attaccati. Prima non lo facevano, capito? Calcolate che c'è stato un piccolo time skip per sicurezza. In questo quarto d'ora ho fatto due cose incredibili. Prima cosa, ho portato a livello 10 la lacrima riflessa. Poco fa ce l'avevamo al 3. Oltre ad aver portato la lacrima 10, sono andato a trovarmi i due libri per poter creare i vasetti del sonno e le frecce del sonno. Ci siamo creati 3 vasetti del sonno e 99 frecce soporifere. Il piano è il seguente: evocare immediatamente la nostra lacrima riflessa, che al più 10 dovrebbe tankare un po' di più, lanciare i vasetti sperando di addormentarne o uno o tutte e due, purgarli in maniera letale e poi usare le freccine quando ne muore uno e quando ne muore l'altro per cercare di salvarci. Incredibile. Che cosa con me? Ai ai ai, vai! Concentrazione, concentrazione. Vasetto! Il vasetto non gli è piaciuto. Ok, questo è andato. Allora, il trucco è, secondo me, adesso dividerci. Perfetto, il piano non è andato per niente a buon fine perché lui doveva, come dire... Vabbè, facciamo che va bene così. L'importante è che resista sempre un po' di più di me. Ok. Ragazzi, è stato un incubo, eh? Mamma mia che fatica. Vediamo un po'. Ragazzi, mamma mia ragazzi, che fatica, mamma mia. Saranno state due o tre morti,
Ma il problema è che erano lunghe, perché moriva alla fine sempre, no? Mamma mia. Allora, diciamo che la situazione col tuo sacriderma non è andata secondo i piani del vostro sus. Infatti il camera ci ha messo mezz'ora per eliminare quei tizi che corrono in maniera incredibile. Prima non correvano così, ragazzi, li hanno pacciati. Incredibile, per rendere la sfida di sus ancora più sus. E adesso affronteremo Malikat. Incredibile, quindi caro cagnolone, vedi di andare a cuccia, e se non ci vai ci pensirà sus. Incredibile, forza cameraman, sus all'attacco, vai. È tardissimo, però vorrei riuscire a concludere Farumazula. Se ci riuscissi oggi sarebbe proprio una roba. Ah, meno male che sciotto i piccioni. Oh, vedi, queste sono le grandi soddisfazioni, sciottare i piccioni. Perfetto, proprio la cosa che volevo fare. Ma io l'avrei colpito, però vabbè, facciamo che le piante qui mi stanno dando contro, però. Allora, il nostro amico Dragosus, come dire, io apprezzo il fatto che lui sia così grande e forte, però, fratellino, io vorrei andare avanti adesso, non ho tempo da perdere con te. Ti elimineremo prossimamente su questi schermi. Via, 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 via. Pure questo è fatto. Molto bene. Con calma, qui ci sono cose da fare. Allora, intanto io vorrei eliminare questo tizio. E ovviamente, ragazzi, lo elimineremo con la tecnica più forte dell'universo, cioè avvelenarlo a morte. Perfetto. Molto bene. Sì. Con calma, amico mio. Ci vorrà un pochino, ragazzi, ma morirà piano piano. Tra atroci sofferenze. Non è valsa assolutamente la pena. Va bene. Eppure questo l'abbiamo eliminato. Eppure questo ci abbiamo messo un pochino. Forse questo video, ragazzi, sarà venuto un pochino più corto degli altri, non lo so ancora, ma vi posso assicurare che tra i più lunghi che io abbia registrato di tutta la serie, ragazzi. Vabbè, di questo non credo di avervi fatto vedere tanto, perché sono io che gli lancio le saette e scappo via, quindi capitemi. Vedremo se concludere in bellezza. Proviamo a sconfiggere Malikat, ragazzi. Io te lo dico, ragazzi, potrebbe finire malissimo. Malissimo. Vediamo quanto dura la nostra lacrima di fressa. Dipende tutto da quanto dura la nostra amichetta. Non oso immaginare quanto danno gli facciamo. Vai. Allora. Ok. Vabbè, danno è importante, il danno che ci fa. Mamma mia. Proviamo. Visto che ci siamo. Non è andata male, però mi preoccupa la fase 2, ragazzi, ve lo dico sinceramente. Secondo voi, questo non lo so, quando lui si trasforma, se io gli ho messo la marcescenza poco fa, secondo voi la marcescenza rimane nella transizione della trasformazione oppure gliela devo rimettere? Però secondo me gliela devo rimettere, sarebbe troppo facile. Dovrò portare su sti livello, ragazzi, minimo altri 30-40 livelli li dovrò fare, ragazzi. Diciamo che Elden Ring dalla vetta dei giganti in su, come dire, diventa abbastanza difficilotto. A livello soprattutto per quanto riguarda i danni che subisci. Il DLC, secondo me, sarà a questi livelli. Quindi, secondo me, ragazzi, io ve lo dico, prenderemo delle pezze del DLC che... Già le vedo, capito, ragazzi? Già le vedo. Vediamo come va con Malikat, ragazzi. Prima fase è andata abbastanza bene. La lacrimuccia è ancora viva. Vediamo adesso come ce la caviamo. Ci sciotterà? Probabilmente sì. Però proviamoci, ragazzi. Ah, e ovviamente... Come era abbastanza prevedibile, la marcescenza se n'è andata. Oh, e questi sono i danni che ci piacciono. Allora, amici, ho fatto una gran cavolata, lo so, volevo provare. Ho fatto una cazzata io qua, lo ammetto. Qui è tutta colpa mia, gli ho sparato il raggio davanti alla faccia. Qui ho fatto una cavolata io, va bene. Va bene, si potrebbe fare comunque. Forse è più facile del duo sacriderma, ragazzi. Più che altro perché vedo che la lacrimuccia resiste di più. E questo, ragazzi, è un buon segno, incredibile.
dicevo, questo attacco sus da dove l'ha tirato fuori? Non me lo ricordavo minimamente, ragazzi. Ok. Calma. Mamma mia, le pezze. Ok. No, un attimo. Ok, abbiamo schivato l'attacco sus. Allora, schiviamo con calma. Ok. Ok. Peccato, ragazzi, era una buona idea. Era una buona idea. Ora o mai più. Non gliel'ho messa? Fantastico. Sì, gliel'ho messa. Gli abbiamo messo la marcescenza. Adesso me la potrei pure giocare stealth, ragazzi, eh. Vediamo un po' se conviene. Ok. L'avrei schivato, ma non fa niente, dai. Ok. È andata bene. È stato molto più facile, meno male. Ci ho messo troppo tempo con il tuo sacriterno, va benissimo così, mamma mia. Prossima volta finiamo Elden Ring, oggi non ce la faccio, mi ritengo soddisfatto. Abbiamo fatto tutto Raigard, il gigante di fuoco, Farumasula, va bene così, ragazzi. Placidus Axe lo facciamo nel prossimo episodio con Godfrey, Radagon e l'Elden Beast. E concludiamo il finale di Sus e poi ci sarà il finale vero di Sus, che sarà tutta la parte con Malenia. Incredibile. Runa della morte. Incredibile. Queste emozioni così le puoi vivere solo in un gioco incredibile come Elden Ring. E mamma mia, Shadow of the Urchery, ti aspetto! Fammi godere così, anzi fammi soffrire nel godere incredibile. Basta, con questa massima incredibile direi di finire l'episodio. Che cosa secondo voi? Ci vediamo al prossimo episodio! Woo!